Inaugurazione ufficiale dell'anno accademico oggi per l'Università Vasco Gaiffi di Pistoia con l'intervento del fisico Guido Tonelli del CERN di Ginevra che ha tenuto una conferenza sul tema spazio-tempo e massa-energia, due strani protagonisti di una lunga storia, la nostra. Una domanda che tutti si fanno: c'è vita in altri pianeti, in altre galassie? No, non lo sappiamo ancora, però siamo convinti che le osservazioni che sono state fatte negli ultimi 30 anni, dei cosiddetti esopianeti, cioè pianeti che orbitano intorno a una stella che non è il Sole, ci dimostrano che è molto frequente per le stelle avere pianeti, no? E quindi è una questione di numeri, no? Attualmente ne sono stati scoperti 4.000, ora con il nuovo telescopio spaziale in orbita se ne scopriranno decine di migliaia, forse centinaia di migliaia, ed è a questo punto è una questione di probabilità, no? Cioè un pianeta roccioso che sta nella zona abitabile, che ha avuto tempo a sufficienza per evolvere, diciamo, una situazione tranquilla per miliardi di anni, diciamo, è probabile che in questi pianeti si possano identificare, che ne so, un'atmosfera, e magari dentro l'atmosfera, metano, azoto, anidride carbonica, cioè tutto quello che ci indica che ci potrebbero essere forme di vita. Quindi dobbiamo aspettare, ma è molto probabile che questo succeda quando, non lo sappiamo, nei prossimi decenni. Ci auguriamo che oltre al rigore dei nostri corsi, dei docenti che li terranno, possa anche essere apprezzato, come è sempre stato in passato, il clima di grande socialità che caratterizza la nostra università.